Per Federterme 100 anni sono un traguardo importante, siamo di fatto la più antica realtà di rappresentanza del sistema confederale dopo i metalmeccanici e soprattutto abbiamo, come dire, un piccolo primato che, contrariamente ad altre realtà della rappresentanza, noi siamo totalmente rappresentanti del settore. Un settore, quello termale, che è in continua evoluzione, che cambia con il tempo e che si modifica secondo le abitudini degli utenti. Un settore che per continuare a crescere ha bisogno di tutti gli attori, dalle istituzioni ai privati, passando da federazioni come Federterme, che da 100 anni esatti lavora per lo sviluppo del termalismo. Si è parlato di questo e dei possibili scenari futuri tra le sale dell'albergo Regina Isabella di Ischia, all'evento Le Terme dell'Isola di Ischia per i 100 anni di Federterme. Ma io credo che ci siano grandi prospettive per il termalismo e per il termalismo terapeutico in un'accezione nuova e in una concezione nuova di terapia termale, una terapia termale che è in grado di dare delle risposte convincenti rispetto a molte patologie, soprattutto ora che grazie alla FORSTA, alla nostra Fondazione per la Ricerca Scientifica, stiamo dimostrando che non era soltanto empirismo quello che caratterizzava il ricorso alle cure termali, ma erano solide basi scientifiche. In un momento in cui si cerca sempre di orientarsi per quanto possibile verso terapie non invasive, quelle termali da questo punto di vista sono sicuramente terapie elettive. Ma sono anche trattamenti in cui non tutti credono. In molti infatti nutrono dubbi sull'effettiva efficacia delle acque termali ed è per questo motivo che FORST, fondazione attiva dal 2003, propone e promuove la ricerca sulle terapie termali. Vanno collocate nel contesto corretto, sicuramente è una medicina che direi sequenziale. C'è un momento per la chirurgia, per la chimica, per la farmaceutica, ma c'è un momento anche per la cura termale. Il medico ha tutta una serie di strumenti, di opportunità a disposizione e deve poterli sfruttare tutti. E soprattutto sulla riabilitazione, il grande tema di riabilitazione nei centri termali, dove si ottengono migliori risultati in minor tempo e con risparmio di denaro rispetto, per esempio, all'ambiente ospedaliero. Trattamenti termali che dopo un periodo di difficoltà, se così si può definire, a causa dei noti problemi sulle concessioni, sembrano adesso pronti a prendersi la ribalta e, perché no, diventare un volano per l'economia di tutto il paese. La svolta rispetto a un periodo di grave incertezza è stata la norma che ha dato chiarezza su un argomento che è molto tecnico, ma è la non applicabilità della cosiddetta Bolkestein alle concessioni termali. L'incertezza di questo tema, che è durata quasi, forse non 10 anni, ma 7-8 sì, è stata superata, quindi adesso finalmente avremo una disciplina definitiva delle concessioni termali che ci consentirà lo sviluppo, nel senso che consentirà gli investimenti e alla fine anche lo sviluppo anche occupazionale, cosa fondamentale del settore delle terme.